Perdono, ma non dimentico. Quante volte l'abbiamo sentito dire nella nostra vita? Il perdono funziona? Beh, dipende. Questo perdono evidentemente no. Perché? Perché è un perdono che mantiene una distanza tra innocente e colpevole. Quindi è un perdono che non condona. Paradossalmente funziona di più un altro sistema che è la vendetta, cioè una persona riceve un danno e in qualche modo restituisce, mantenendo un equilibrio nel dare e prendere, un danno leggermente inferiore a quello che ha ricevuto. In questo modo non esistono più innocenti e colpevoli e il rapporto può ripartire da zero. Se invece tra i due resta un colpevole, resta un innocente, in questo modo le vicende vengono protratte nel tempo. Ma quante volte l'abbiamo sentito? Per esempio in una coppia uno dei due arreca un danno all'altro o in qualche modo si macchia di un peccato. L'altro lo perdona, lo riaccoglie, ma a distanza di anni tende a riesumare queste antiche questioni. Per esempio, dopo 10 anni dice: zitta tu, che sei quella che 10 anni fa, eccetera, eccetera. Naturalmente esiste un perdono più ampio, un perdono di tipo spirituale, ed è quel perdono che sa che tutte le nostre azioni sono mosse da forze che spesso sono più grandi di noi, sono forze della coscienza e sono forze irresistibili. Allora, riconoscendo che da parte di chi ha commesso un danno o una colpa c'è un autentico dispiacere, un'autentica sofferenza, questo tipo di perdono può allora avere successo. E rinuncia alle categorie di innocenza e di colpa, ma ha una caratteristica, e qual è? Il vero perdono, come il grande amore, dimentica.